Ho incontrato una persona meravigliosa. Ha una casa estiva a circa 2 ore da Madrid. Stiamo andando lì e ci passerò qualche giorno. Il segnale è discontinuo. Ti chiamerò quando torno. Questo è l'ultimo messaggio inviato dal telefono di Ana Maria Henao, una ricca ereditiera statunitense di origini colombiane, scomparsa da Madrid lo scorso febbraio. Il messaggio è arrivato alla sua amica Sanna Ramu, ma gli investigatori sospettano che il messaggio non sia stato scritto da Ana Maria. In realtà, l'ereditiera potrebbe essere stata uccisa e fatta sparire. Il caso, che si è evoluto in un intrigo internazionale, ha portato le ricerche fino in Italia, a Cogollo del Cengio, un comune di 3.000 abitanti in provincia di Vicenza. Il 22 e 23 agosto scorso, la polizia italiana e un team di investigatori di Madrid, con la supervisione dell'FBI, hanno setacciato i boschi della zona, ma finora senza risultati concreti. La vicenda è iniziata il 2 febbraio 2024. Ana Maria era in vacanza a Madrid, dove sperava di ricostruire la sua vita dopo la separazione dal marito, David Knežević, un manager serbo. Intorno alle 21.30 di quella sera, una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo con il volto coperto da un casco e una valigia entrare nell'abitazione della donna. Un'ora dopo, lo stesso uomo è uscito con quella stessa valigia. Gli investigatori sospettano che il corpo dell'ereditiera, che era minuta e pesava circa 45 kg, fosse all'interno della valigia. L'uomo in questione è stato identificato come il marito di Ana Maria. David Knežević è stato arrestato il 4 maggio scorso all'aeroporto di Miami, di ritorno da Belgrado, capitale della Serbia. Inizialmente aveva negato ogni coinvolgimento, ma successivamente ha suggerito agli inquirenti di cercare il corpo della moglie in Italia, precisamente nella provincia di Vicenza. Secondo l'ipotesi investigativa, Knežević avrebbe trasportato il corpo in una macchina a noleggio fino in Serbia, per poi prendere un aereo per Miami. Durante il viaggio, avrebbe scaricato il cadavere a Cogollo del Cengio e, per depistare le indagini, inviato messaggi dal telefono della moglie, fingendosi lei. In uno di questi messaggi, come indicato, Ana Maria affermava di aver conosciuto un nuovo uomo e di essere fuggita con lui. I movimenti del marito in Italia sono stati confermati dai dati raccolti da un dispositivo satellitare installato sulla macchina a noleggio. Knežević aveva scelto appositamente un'auto con un sistema di rilevamento minimo che poteva solo inviare un avviso in caso di emergenze come incidenti o manomissioni. E proprio in seguito a un possibile urto o danno subito, l'auto è stata localizzata sulle strade italiane. Ma perché Knežević avrebbe ucciso l'ereditiera? Come accennato, la coppia stava attraversando una fase di separazione, con un patrimonio di diversi milioni di euro ancora da dividere. Il movente potrebbe dunque risiedere nelle implicazioni economiche della separazione. Nel frattempo, la famiglia di Ana Maria ha pubblicato una lettera in cui esprime il proprio ringraziamento. Ringraziamo infinitamente la stampa per l'attenzione dedicata alla scomparsa di Ana, contribuendo così a risolvere gran parte del mistero. La scoperta di molti elementi è stata possibile grazie all'amore e all'impegno dei suoi amici più cari, che hanno subito denunciato alla polizia e insistito affinché venissero esaminati gli SMS inviati dopo il 2 febbraio, ritenuti sospetti. Le indagini continuano anche per scoprire eventuali complici, compresi quelli italiani. Cogollo del Cengio, tristemente nota per il ritrovamento del cadavere di Lucia Manca, uccisa 13 anni fa, è di nuovo al centro dell'attenzione. Per quel delitto fu condannato il marito, Renzo De Cleva.